la mia abitazione attualmente nella zona rossa e quindi mi trovo ad alloggiare in una sistemazione temporanea ma autonoma lungo la costa. Io sono ancora uno studente, quindi sto frequentando l'università, ma svolgo una sorta di tirocinio. È un battesimo di fuoco, potremmo dire. Sì, affrontare delle situazioni che normalmente non vengono descritte, studiate, cioè si entra direttamente in materia. Matteo, 20 anni, studente di architettura all'Università di Camerino, è di Pieve Torina, paese flagellato dal sisma. Ovunque si volti non vede altro che terremoto e sfollati. Tutti i giorni percorre oltre 100 chilometri dalla costa alla città Camerte per prendere il toro per le corna. Occuparsi di progettazione in uno studio di architetti, 11 in totale, segno del sisma del 26 e del 30 ottobre e della sua rinascita. In questo ufficio, che è un cantiere in corso in via d'Ascenzo, ripartono anche loro. Ecco Arcom, Arcominciamo, mutuato dal dialetto. La situazione nostra è quella di terremotati a tutti gli effetti, nel senso che non abbiamo più uno studio che era in centro a Camerino, né un negozio che abbiamo appena inaugurato l'anno scorso e quindi siamo tutti quanti momentaneamente sistemati in questo nuovo locale. Con questo sisma, diciamo, abbiamo dovuto dividere lo studio in due settori. La prima parte che continua ad andare avanti con i nostri intenti, diciamo, prima del terremoto, e la seconda parte dello studio che ormai si occupa principalmente attualmente dei sopralluoghi per verificare appunto l'agibilità e i disagi apportati da questo terremoto, per poi andarsi a concentrare sulla ricostruzione vera e propria. Cosa significa doversi occupare del terremoto essendo direttamente terremotati? Non è facile perché durante le ore lavorative ti devi mettere da parte diciamo, del tecnico che deve dare l'aiuto diciamo, alle persone che te lo chiedono, pur sapendo di essere comunque sia noi stessi terremotati. Quindi durante l'ora lavorativa è come se vestiamo una maschera diciamo, per aiutare gli altri. Poi dopo invece, finito l'ora di lavoro, torniamo ad essere come tutti gli altri.